La guerra tra greci e troiani dura oramai da 10 anni, ma i greci non riuscivano a sfondare le inespugnabili mura che difendevano la città di Troia. E allora il comandante Ulisse, uomo noto per intelligenza e furbizia dell'esercito greco, fece costruire un enorme cavallo di legno cavo. E dentro ci nascose un gruppo di soldati comandati dal prode Achille. Il cavallo fu lasciato davanti alle porte chiuse della città. Il mattino dopo i troiani videro questo enorme cavallo e dissero: sarà un dono degli dèi! E pensavano di farlo entrare, ma a quel punto Cassandra, sacerdotessa di Apollo, e Laocoonte intervennero. Cassandra gridò: no! Questo cavallo ci porterà sfortuna! Ma purtroppo a Cassandra nessuno l'ascoltava, anche se aveva doti profetiche. Laocoonte gridò: non fidatevi dei greci, soprattutto se portano doni! Ma gli dèi, che aiutavano i greci, fecero sorgere dalle acque un terribile serpente che divorò Laocoonte. A quel punto i troiani decisero di accettare quello che pensavano fosse un dono degli dèi. Aprirono le porte della città e fecero entrare ignari il cavallo. Non sapevano che la tragedia era appena cominciata. Quando giunse la notte, nel silenzio del buio, mentre i troiani dormivano, Ulisse, Achille e i soldati greci scesero dalla pancia del cavallo, armati fino ai denti, e diedero fuoco alla città. Quasi tutti morivano, solo pochi riuscivano a scampare alla vendetta dei greci, e si sentì in lontananza gridare Ulisse: semmai si racconterà la mia storia, si dirà che io, Ulisse, ho camminato con i giganti, gli uomini sorgono e cadono come grano d'inverno, ma questi nomi non moriranno mai. Si dica che ho vissuto al tempo di Ettore, domatore di cavalli, si dica che ho vissuto al tempo del prode Achille.